Professoressa Cifarelli, noi ci eravamo visti in videoconferenza a maggio durante la presentazione, oggi è venuto il fatidico giorno. Qual è la sua impressione della location e delle persone, insomma, di primo livello che oggi sono qua in questo convegno sulla luce? Ma sai, io sto dicendo a tutti che queste cose non succedono per caso, che quello che conta molto sono le persone e i luoghi. Allora, i luoghi, non ho bisogno di spiegarmi, questo è uno dei posti più belli che esistano in Italia e forse anche sulla faccia del pianeta. Credo che sia stato cantato da scrittori, poeti, eccetera, e non soltanto da noi fisici, che lo apprezziamo anche perché è la sede di una gloriosa scuola di fisica creata oltre 50 anni fa dall'allora presidente della Società Italiana di Fisica, che era un professore di Milano, il professor Polvani. Quindi i luoghi, poi le persone. Se tutto ciò sta avvenendo intorno a Varenna è perché si è creato un nucleo di persone tra sindaci, imprenditori, presidenti di camere di commercio e non solo, che apprezzano il fatto che si voglia creare a Varenna un centro di diffusione della cultura scientifica e non soltanto un centro turistico tout court, perché è importante fare il turismo, è importante valorizzare il nostro patrimonio culturale e la natura, però è anche importante valorizzare la scienza. Quindi il fatto di voler dire ma creiamo un turismo culturale e scientifico, secondo me è un'iniziativa lodevolissima, che succede perché qui c'è la Società Italiana di Fisica, ma nel contempo perché l'istituzione Villa Monastero, il presidente della provincia, i sindaci delle varie cittadine coinvolte, i presidenti delle camere di commercio, anche delle fondazioni e tante altre imprese che io nemmeno conosco, hanno avuto questa sensibilità. Quindi credo sia questa la carta vincente. Dopodiché io sono riuscita a tirare qui i maggiori scienziati del campo, perché uno dice l'Italia, dice Villa Monastero, dice un bel convegno organizzato per lanciare una bella idea che è quella della proclamazione di un anno internazionale dedicato alla luce da parte dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, e infine venire qui per inaugurare un festival per la diffusione della cultura fisica, nemmeno scientifica, fisica, è un qualcosa a cui tutti hanno aderito con molto entusiasmo. Una domanda un po' provocatoria, l'Italia non ha la fama di un paese che investe molto nella ricerca, è proprio vero? Cosa si può fare se così fosse rispetto agli altri paesi? È un pochino vero, rispetto ad altri paesi europei, se ci confrontiamo naturalmente con la Francia, con la Germania, è un po' vero, perlomeno stando alle cifre che si leggono dell'Ocse, che dà le percentuali del prodotto interno lordo che sono investite. Però io credo che l'Italia ha delle potenzialità incredibili, perché noi dal punto di vista educativo produciamo scienziati e fisici di altissimo livello, quindi il nostro sistema funziona nella formazione, quindi vuol dire che eccelliamo. Allora, se poi eccelliamo all'estero e eccelliamo anche in Italia, si crea un bel circuito virtuoso, per cui alla fine io credo che ci siano buone speranze per la ricerca. Però bisogna anche inventarsi qualcosa di nuovo, per esempio far sì che l'industria partecipi maggiormente alle ricerche fondamentali, che poi sbocciano successivamente in ricerche più applicate. Questo è sempre stato così dal tempo dei tempi, e quindi maggiore interesse da parte dell'industria, però naturalmente ci vuole qualcosa, e quel qualcosa è che gli investimenti dell'industria nella ricerca, secondo me, dovrebbero essere molto incentivati, cioè ci vorrebbe una bella detassazione per cui la ricerca finanziata dall'industria sia all'ordine del giorno, cioè un ragazzo che lavora con me, invece di dover essere pagato da un istituto di ricerca, potrebbe essere pagato da un'impresa, la quale impresa, se fa questo, riceve degli incentivi. Ecco, questo è il mio sogno utopistico, però secondo me a poco ci si arriverà. Gli altri paesi tipo l'America ci sono arrivati, e l'Europa si sta preoccupando molto di questo problema, perché non è soltanto un problema italiano, cioè dobbiamo coinvolgere maggiormente l'industria e le imprese. How is important the physics in this convention?
And what about your opinion about the organization? There are many leaders in the field of physics or science who are working together to try and make 2015 an international year of light, where the importance of light in our lives, in art and in science, would become a central theme for events all over the world. You know that in Italy there is not so much money to research. In your country is different. How the position of research? I see that in particular young people at universities are suffering from the lack of funding. It helps at the moment that one can apply for funding outside Italy at the European Research Council in Brussels, and there young Italian people have had a disproportionate amount of success. But I would imagine that they could do even better if more attention was paid to science funding here in the country. And last question, what about this place Varenna in Villa Monastero? Yeah, Villa Monastero is a magic place, a very beautiful place, and it has been hosting the International Enrico Fermi Physics Schools for, I think, since the 50s. So I myself have attended three of these schools. I've co-directed two of them, and it always has been a wonderful experience to be here in this surrounding with interesting people to discuss science, discuss new ideas. Thank you very much. Tu sei studente del Politecnico di Milano. Ritieni interessante questo convegno? Che cosa ti ha colpito di più? Approfondire alcuni aspetti della fisica di cui ero poco a conoscenza. E lo stare vicino a tutte queste persone, professori, Nobel, che impressione ti ha fatto? Strano, è un'esperienza nuova, positiva sicuramente. Cosa porterai a casa da questa giornata? Tantissime belle esperienze vissute qua a livello culturale, paesaggistico e sociale. Come hai conosciuto questo convegno? Me l'ha segnalato un mio amico. Sì. Poi ho visto il sito, ci siamo informati meglio e allora abbiamo deciso di venire qua. Tu sei di Milano? Sì. La luce di sincrotrone è la luce prodotta da elettroni che si muovono su una traiettoria non rettilinea. Gli elettroni sono, se accelerati relativisticamente, emettono luce e questa è la luce che noi chiamiamo luce sincrotrone. Ma in realtà è radiazione elettromagnetica che può essere prodotta in altri modi. La caratteristica della luce sincrotrone è che questa luce ha delle caratteristiche di intensità, di collimazione, di coerenza tali da essere praticamente insostituibile rispetto ad altre forme di produzione di luce. Quindi la luce sincrotrone ci permette di fare delle attività di ricerca dove è necessaria radiazione elettromagnetica, appunto nei raggi X, nell'ultravioletto o nell'infrarosso. Questo tipo di luce viene utilizzata in campi estremamente vari, che vanno dalle discipline scientifiche classiche come la fisica, la biologia e la chimica, ma anche a discipline di ricerca applicata che sempre più richiedono i metodi di analisi particolarmente sofisticati.